siamo alla vigilia di questo referendum costituzionale, e che però è un referendum non su una riforma costituzionale, ma su quella che io definisco una controriforma costituzionale, perché è l'epilogo di un assedio che parte da molto lontano, che parte dagli anni 70, che attraversa il piano di propaganda democratica di Licio Gelli, che arriva fino ai progetti di Craxi e Cossiga che volevano trasformare la nostra Repubblica Democratica in una Repubblica Presidenziale, e che ancora oggi ha come obiettivo quale? Quello di mortificare Parlamento, rubare il diritto di voto agli elettori, accentrare tutto nelle mani di un uomo solo, il segretario del partito di maggioranza, che sarà più facilmente controllabile e condizionabile dai potentati economico-finanziari che in questo momento controllano l'Europa e il mondo. Mauro, una domanda semplice: perché no? Perché è ovvio che il capitalismo, per il capitalismo finanziario, i diritti del lavoro, il welfare, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione sono, come li definiscono loro, lacci e lacciuoli alla speculazione. L'attacco alla Costituzione è un attacco al fondamento del diritto. Difendere questa Costituzione significa riaffermare la validità, il valore dei diritti di convivenza civile. Perché è una riforma che viene pagata con una campagna elettorale forsennata attraverso una legge finanziaria fatta di bonus, di mance varie, perché ha spaccato il paese in due, per cui arriveremo il 5 dicembre, avrà vinto il sì, avrà vinto il no, chiunque avrà vinto troverà un paese politicamente in macerie. Io il libro l'ho letto in altro modo, collega molto bene dal 75 un documento della Trilatera con un documento della JP Morgan, dove spiega appunto la JP Morgan che occorre votare sì, perché questo aiuta la governabilità. Beh, se lo dice la JP Morgan, io naturalmente voto no, è molto semplice. È ovvio che qui c'è anche un intreccio di interessi criminali, al di là che per me sono criminali anche gli interessi delle multinazionali, della JP Morgan e compagnia bella, di tutti questi che si sono così entusiasmati alla prospettiva che l'Italia possa diventare come l'Ucraina, un altro paese per razzolare, fare speculazione e fare affari. Con questo non sto dicendo che chi voterà sì è un criminale, non sto dicendo neanche che questa è in sé una riforma criminale, certamente è un tentativo di riforma che va nella direzione dello smantellamento del diritto piuttosto che della riaffermazione, questo è indiscutibile. Lo sappiamo benissimo che Renzi è un grande comunicatore, basta, dirige così. Lui dice giustamente, il libro è una bella cosa, è un fattorino di alcuni poteri forti. Ah, è la continuazione di un tentativo che prosegue praticamente da quando fu approvata la Costituzione vigente, per smontarla, per indebolirla, per farne una carta inutile, non più a garanzia dei cittadini ma a garanzia di poteri che della Costituzione non hanno bisogno, perché vogliono in realtà fare quello che a loro piace. Un no assoluto, ma non un no di mera conservazione, non è un no dei conservatori, questo è un no di promozione, perché la Costituzione non è stata largamente attuata, può anche essere migliorata, ma così sarebbe un disastro.